E arriviamo oggi, buongiorno a tutti, alla seconda parte delle videoanalisi del genoma tipico. Come leggete dal titolo, oggi mi occuperò dei tre mister che si sono succeduti. Spero per l'ultima volta di vedere così tanti mister in una stagione, e questo lo dico al di là di quello che poi dirò tra breve. Spero che sia così per tutta una serie di motivi. Primo motivo tra tutti, il fatto che si crea, e l'abbiamo visto anche nella precedente gestione, un problema tecnico, perché ognuno gioca col suo modulo, sarebbe tutta ogni volta una squadra da rifondare, cosa che noi credo che non dovremmo più fare e non dovremmo più doverci permettere di fare, perché altrimenti le situazioni non vanno sicuramente migliorando se non c'è una continuità. Ed è per questo che lo dico subito. Se dovesse andare via Blessing, anche se Wonder ha detto di no, però dovesse andare via Blessing, l'unico uomo, l'unico allenatore che io potrei pensare di volere sulla nostra panchina, anzi, gli unici due uomini che potrei pensare di volere sulla nostra panchina, se si esclude un nome come Gattuso, sono Giampiero Gasperini e Davide Nicola, che però ovviamente credo rimarranno nei loro rispettivi club. Davide Ballardini sì, potrebbe essere l'ennesima volta un sostituto, ma non credo che sia più nella mentalità della nuova dirigenza il nome del tecnico ravennato. Ecco, sono arrivato esattamente dove volevo arrivare, ma prima di andare avanti vi invito a iscrivervi a tutti i canali che trovate in descrizione. Aiutatemi a raggiungere gli obiettivi che vedete scorrere qui sotto, perché diciamo, sono gli obiettivi minimi che mi sono prefissato su questi due social, ma iscrivetevi a tutti i social qui sotto, perché il blog tornerà con il mercato a essere molto più attivo. In questo momento farò molti più video o cercherò anche di fare qualche live. Non vi posso anticipare ancora nulla, ma già sta bollendo qualcosa per la prossima stagione. Detto questo, andiamo subito al sodo, andiamo subito all'analisi appunto dei tre mister, perché io dico, come ho sempre detto, che tutti hanno le loro colpe, anche nel caso dei mister, perché la situazione creata, a mio avviso, ripeto, mi prendo tutte le responsabilità del caso se sbagliassi, ma a mio avviso, per gli elementi che ho a disposizione, la situazione creata tra il mercato preziosiano estivo e la gestione Ballardini sicuramente non è stata delle migliori. Prova nel fatto, e di questo cercherò di avere conferma nel più breve tempo possibile. Vi dirò se e quando sarà possibile, probabilmente comunque dopo il 30 di giugno. Ha messo in condizione anche Ballardini comunque di non essere più il Ballardini che conoscevamo. Questo ha portato alle parole di Preziosi, che diceva che lui voleva andarsene, voleva essere esonerato prima dell'inizio del campionato. Non so se questo sia vero, ma se questo fosse vero, non capirei il motivo per cui poi non si è dimesso lui. Se questo fosse vero, e continuo a dire un se grosso come cinque case, mi chiedo anche perché, invece che concentrarsi maggiormente anche con le dichiarazioni sul far notare i piccoli o grandi punti favorevoli alla nostra formazione, anche con squadre teoricamente più alla portata, non dico più deboli, ma più alla portata, si andava sempre a trattare nelle conferenze stampa quelle squadre come fossero Real Madrid rispetto a noi. Andiamo a calcolare che una di queste è andata sopra di noi di soli 3 punti, non stiamo parlando di squadroni, quindi neanche da quel punto di vista. Però questo secondo me ha portato a, a potrebbe, anzi, potrebbe aver portato a una perdita di fiducia anche dello spogliatoio, che magari già prima mancava oppure no, dipende se le parole di Preziosi, ripeto, sono vere. E questo sicuramente non ha influito positivamente, anche se qualche punto siamo riusciti a farlo e probabilmente saremmo riusciti a farne ancora qualcuno. Non dico che sarebbe bastato, ma vista la classifica attuale poteva anche bastare,
Se non si fosse fatta la seconda scelta scellerata, quindi la colpa, passatemi in termini, dei Ballardini è quella forse di non essere stato il Ballardini a cui eravamo abituati fino alla stagione prima, alla stagione 2021, per motivazioni magari esterne che io posso interpretare in un certo modo, ma che sicuramente ci sono state le motivazioni esterne che magari neanche io sono riuscito a capire. Passiamo alla scelta scellerata. La scelta scellerata non è stata fatta da Preziosi, in questo caso, dal punto di vista degli allenatori sto parlando, ma è stata fatta dai 777, che si sono, come ho forse già detto nel video scorso, che vi lascio qui comunque nella I di informazioni, che si sono affidati a Andriy Shevchenko prima di prendere il direttore sportivo, che poi si è scoperto, il general manager, anzi, è stato. Che poi appunto anche da e fungerà probabilmente ancora da direttore sportivo, e mi sto riferendo ovviamente a Johannes Bors. Shevchenko, una cosa che forse ho già detto, ma che in questa sede ha ancora più senso ripetere, non era la persona giusta, o meglio, aveva le caratteristiche personali giuste, ma non era la persona giusta per il tipo di progetto che serviva in quel momento. L'ha detto Wonder, lo confermo io. E ci ha fregato tutti, ma non lui, ci ha fregato tutti la scelta. Eravamo forse troppo galvanizzati dall'aver visto questo cambiamento dirigenziale che molti aspettavamo, in molti aspettavamo da anni. È arrivato e ci aveva galvanizzato anche il nome, un nome altisonante con un staff tecnico altisonante, perché penso a Valerio Fiori come allenatore dei portieri, penso a Mauro Tassotti come vice, penso allo stesso nome di Shevchenko, cioè questo è, sicuramente i nomi hanno contato molto. Se nel mercato di Preziosi hanno contato i nomi dei giocatori, qui hanno contato i nomi dello staff tecnico, hanno galvanizzato nello stesso modo e siamo caduti nella stessa identica trappola mentale, possiamo chiamarla così. E qui la colpa, diciamo, è dei 777 e anche nostra da un certo punto di vista. Ma qual è la colpa di Shevchenko? Io do la colpa a Shevchenko di non aver gestito bene invece il rapporto con la dirigenza. Mi spiego meglio. Tu sei arrivato, tu non hai esperienza di club innanzitutto. Sei arrivato in un club che ha le sue difficoltà economiche, quindi che non ti può portare sicuramente Cristiano Ronaldo, passatemi in termini, ovviamente sto andando all'esasperazione della cosa, ma ha un senso anche l'esasperazione della cosa. Hai comunque una dirigenza che per quello che può fare ti porta giocatori nei ruoli che tu chiedi, penso a FT, penso a Østigard, penso a Yeboah, perché mi sembra che arrivano solo loro tre, se non ricordo male, nella gestione Shevchenko. E tu, il primo lo fai giocare titolare alla prima partita, il secondo lo metti in panchina alla prima partita per poi farlo giocare titolare alla seconda, fin qui va tutto bene, il terzo, che te l'ha fatto arrivare di fretta e furia, non l'hai neanche messo in panchina. E in quella terza partita, parlo di Genoa Spezia, hai messo in panchina anche il migliore dei tre che avevi, cioè, in quel momento. Sto parlando ovviamente di Sylvain Ftie, che aveva fatto benissimo nelle due precedenti apparizioni. La domanda che io mi faccio è perché? Io l'ho vista come una partita a scacchi con la dirigenza e con il direttore sportivo poi arrivato, cioè Spors, senza invece considerare che c'erano delle motivazioni probabilmente economiche per cui questo è avvenuto. Sicuramente non è stato il miglior mercato del mondo, l'abbiamo detto anche nel video precedente, ma è stato anche sbagliato, diciamo, non saper gestire le risorse che potevi avere. Shevchenko l'ha fatto solo nella partita con Milan, quella di Coppa Italia, in cui stava anche per vincerla, è andato anche ai supplementari. Ma quando sapeva già di essere esonerato? E qui scatta una bella domanda. Perché? Perché non farlo nella partita importante di campionato con lo Spezia, per esempio? Però questo non sono domande a cui credo nessuno di noi avrà mai risposta. E credo che però quelle settimane, più la settimana in cui Conco è stato allenatore, traghettatore per una settimana, ci abbiano fatto perdere quei pochissimi punti che sarebbero bastati a salvarci, non vi dico tranquillamente, ma a salvarci.
Andiamo ora al terzo allenatore, che è quello che secondo me ha meno colpi di tutti, sia a livello tecnico che a livello mentale e morale. E sto parlando ovviamente di Alexander Blessin. Mister Blessin, a mio avviso, sì, ha sicuramente alcune colpe sulla non gestione di alcuni giocatori. Penso anche al fatto che i vari Cambiaso e Rovella, che erano magari già pronti da settimana, li abbiamo visti solo l'ultima giornata. Per Rovella posso anche capire ci sia un motivo legato alla Juventus, per Cambiaso sinceramente il motivo ancora oggi non riesco a capirlo. Ha avuto però il coraggio, voglio usare un termine diciamo sicuramente non bannabile, il coraggio di mettere Frendrup in un ruolo non suo, in cui Frendrup ha fatto anche bene da terzino sinistro, poi dopo un po' ha fatto sparire determinati giocatori, penso appunto a FT. Penso a un FT che appunto veniva utilizzato a corrente alternata, penso anche all'utilizzo sbagliato, fatemelo dire, a posteriori si può dire, tanto è un'analisi post campionato, quindi ognuno avrà la sua e io questa è la mia, sbagliato di Portanova, perché Portanova se all'inizio aveva fatto un campionato in salita, nel senso che stava salendo come prestazioni, da quando sono successe determinate cose che sappiamo tutti essere uscite sui giornali che col campo non hanno nulla a che fare e delle quali io qui non mi voglio occupare, lo dico subito e non me ne occuperò, da quando però è successo tutto questo, sicuramente Manolo Portanova è calato nelle prestazioni. Eppure il signor Alexander Blessin si affidava sempre a lui, invece che cercare magari di rivalorizzare con la rosa che avevi, di rivalorizzare i vari Ekuban, di valorizzare ad esempio un tentativo fatto con un cambio di modulo, con uno Yeboah messo in un'altra posizione, con un degli esempi che potrei fare sono veramente tanti e forse nessuno di questi sarebbe servito, ma neanche provarci e puntare sempre su uno che sicuramente moralmente non era in condizione non è una mossa che ho facilmente capito e ancora adesso faccio fatica a capirla. Così come una volta visti i problemi di un campione d'Europa, del quale avevo già parlato nello scorso video, come Salvatore Sirigu, Sempere è stato utilizzato e è stato provato solamente nel corso della gara finale. Anche questa, altra scelta che sinceramente non sono riuscito a capire. Anche lui ha le sue colpe, ha forse il merito di aver cercato di ricompattare il gruppo, di aver cercato di dare una mentalità al gruppo in modo che ci credessimo tutti e che l'ambiente fosse ricompattato. Con le dovute proporzioni, lo voglio dire anche in questo video, mi ha ricordato un po' l'atteggiamento di Scoglio, ovvero un atteggiamento che non solo si occupa della squadra, ma si occupa anche di fare il capopopolo dei tifosi. L'abbiamo visto anche durante la festa, se così vogliamo chiamarla, post il corteo post Genoa-Bologna, dal quale nascono alcune delle foto che avete visto nelle due copertine dei due video, cioè di questo e dello scorso, ovvero quella con Spors e quella con Blessing. Ma al di là di questo, dicevo, si è visto lì, si è visto quando va a caricare, anche dopo una retrocessione, una sconfitta, è andato a caricare i tifosi. Tutti questi atteggiamenti, che per molti probabilmente potrebbero essere negativi, per me invece sono semplicemente un voler ricompattare squadra, società e ambiente, cosa che con la vecchia dirigenza non si riusciva a fare e che probabilmente pochissimi allenatori erano riusciti a fare qui a Genova. In questo senso lo paragono a Scoglio, non come esperienza né come modalità, diciamo, di genuanità, assolutamente no. Però da un punto di vista caratteriale, da un punto di vista appunto di voler appunto fare questa unione, secondo me la similitudine ci sta, dovute proporzioni, sicuramente. So che mi prenderò anche delle critiche per quello che ho appena detto, però questo è il mio pensiero. La prossima puntata delle analisi, quindi Blessing ha, diciamo, una percentuale che se devo proprio segnalarla, potrei dire che ha una percentuale del, fatemi fare un conto veloce, potrei dargli il
il 30, il 30, 35%, se vogliamo dividere in 3, no, il 30 direi, 32, top, facciamo 33, 33 e 32, anche se non è esattamente questa la percentuale che darai, però diciamo che sul 30%, che comunque non è poco. No, anzi, il 20, passatemi il 20 perché devo aumentare un po' quella di Shevchenko. Per quanto mi riguarda, poi ognuno le percentuali dà le sue, ovviamente. Poi ognuno sulle percentuali dà le sue. Io do la maggior parte all'acceleratezza a Shevchenko, un po' di più, un po' di meno a Ballardini, e l'ultima parte la do, l'ultimo 20% lo do sicuramente alla scelta appunto di Blessing. Detto questo, la prossima puntata sarà dedicata ai giocatori, sarà forse anche più lunga di questa, che è già stata più lunga della scorsa. Cercherò di essere comunque più sintetico possibile, perché non andrò ovviamente a fare un pagellone giocatore per giocatore, perché ci metterei veramente tanto, ma cercherò di fare un'analisi più generale. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che possiate, vogliate condividere con me la vostra opinione. Spero che vogliate condividere il video, mettere un like o un dislike al video se non vi è piaciuto, condividerlo, iscrivervi, lo ricordo a tutti, no, i miei social che trovate qui sotto in descrizione. E per quanto mi riguarda, ci troviamo al prossimo video, alla prossima parte dell'analisi, che dovrebbe uscire comunque, se non domani, nei prossimi giorni, al massimo all'inizio della prossima settimana. Un saluto a tutti dal vostro Genoa Nativo.